facciamo un bel quick unboxing di Lab Beasts kit per Raspberry Pi 4B. Dunque, se devo essere sincero, io già ho aperto tutto. Non ho lasciato al caso nessuna cosa. È stato un bellissimo kit che ho comprato su Amazon a 64 euro, Raspberry Pi incluso. Nel momento in cui c'era in offerta il modello da 2 giga a 32 euro. Ora, il modello da 2 giga Raspberry Pi 4B è 32 euro, IVA esclusa e spese di trasporto escluse. Quindi ci aggiriamo intorno ai 49 euro completi. Questo kit è costato 64 euro, però guardate che cosa c'è. Abbiamo per soli 14 euro, praticamente 15 euro, abbiamo un cavo HDMI micro, un alimentatore 3A 5.1 V attacco USB-C, il case, un lettore di card USB-C, HDMI USB-C, oh, attenzione, USB-C, USB normale dual, è molto carino. Ora ve lo farò vedere. Le vitine, i dissipatori, la ventola di raffreddamento. È già montata, per provarla subito, una card SanDisk da 32 giga, classe 10, eccetera, eccetera, diciamo, su cui c'è già installato, preinstallato Noob. C'è pure il cacciavitino, le viti, i dissipatori, la ventola, la card preinstallata, un cavo HDMI micro a HDMI standard, un lettore di card USB normale o USB-C a scelta con la doppia interfaccia, molto carino. In pratica il quick unboxing è finito perché non sto qui a raccontarvi il Raspberry Pi 4B, 1 giga e 5 quad core, 2 giga di RAM, questa versione che era stata data in offerta, due porte USB 3, due porte USB 2, due uscite HDMI 4K 60 Hz. Insomma, quello che sapete. Alla prossima!